Come CNA di Ascoli Piceno esprimiamo una preoccupazione in questa fase dell'anno cruciale verso la chiusura del 2024, vedendo dei dati dell'EBAM che ci danno un segnale allarmante riguardo all'assegno di integrazione sociale, dove i fondi sono stati utilizzati ad agosto del 2024, oltre quelli che erano stati utilizzati per tutto l'arco dell'anno 2023, quindi 456 mila euro a fronte di 438 mila utilizzati nel 2023. Questo è un termometro importante per le imprese artigiane che dal 2022 al 2024 hanno perso le iscrizioni per il 2,1%, e quindi è necessario appunto mettere in campo sempre più strumenti che vadano nella direzione delle imprese che abbiamo realmente presenti. Ad oggi il dato aggiornato ci dice che il 98,6% delle imprese nella provincia di Ascoli Piceno è sotto i 50 dipendenti. I settori che stanno avendo forti difficoltà sono nell'ambito prevalentemente della manifattura e dell'artistico tipico tradizionale, oltre che nel ramo della produzione, e quindi come anche uffici CNA e Unico siamo a dare tutte le informazioni e le soluzioni possibili in questa fase. Un'azione importante che stiamo mettendo in campo anche attraverso iniziative e soprattutto di promozione è legata sempre a tutti quelli che sono le opportunità e tutti quelli che sono i bandi in essere. Infatti c'è un importante ventaglio a livello regionale di opportunità che vanno verso l'ambito della digitalizzazione, che scade appunto il 23 di ottobre, quindi ci siamo. C'è stato il rifinanziamento di Credito Futuro Marche, e su questo aspetto auspichiamo anche ai nuovi investimenti che sono stati fatti di poter, sperando di avere sviluppo in questi periodi a venire, e con un forte abbattimento del tasso di interesse, e auspichiamo che questa misura nel 2025 venga rifinanziata, perché lo vediamo dalle imprese anche come l'aspettano. È una misura che va avanti da qualche anno, che poi è stata ristrutturata ultimamente, e se notiamo che a fronte di finanziamenti inseriti per questa misura, anche come Marche, sia un meccanismo virtuoso anche confrontandoci con le altre regioni. Unico oggi annovera a sé quattro regioni, oltre alle Marche, e possiamo dire che come regione riusciamo in questo caso a dare una spinta propulsiva forte anche come assistenza verso le imprese attraverso questo prodotto. Quindi riteniamo che sia un'importante leva per le imprese, sia per quanto riguarda un nuovo flusso di liquidità, ma anche in ottica di investimenti. In ottica di investimento non posso non citare la nuova Sabatini, perché a nostro avviso la nuova Sabatini rappresenta anche un'importante spinta propulsiva per quello che sarà l'anno 2025. È attiva, stiamo facendo diverse operazioni, al riguardo riesce a far scontare per investimenti fatti per incrementi di capitale sociale anche il 5%, quindi sul tasso di interesse, e quindi in questo caso molte imprese hanno un beneficio tangibile oltre che il finanziamento legato al proprio investimento. Quindi al riguardo sappiamo e auspichiamo il fatto che anche attraverso i bandi di Next Appennino ci possa essere appunto la nuova linfa che venga scaricata a terra proprio per aiutare le nuove imprese che nascono e che possono svilupparsi e radicarsi anche nel territorio, e quindi abbiamo un forte ventaglio di possibilità che oggi non possiamo lasciarci sfuggire. Al riguardo, come uffici CNA e Unico, siamo a disposizione. In questi giorni stiamo lavorando sodo proprio in questa direzione.